Domenico Venditti, presidente di SIB Balneari Molise e titolare del Lido La Lampara. Il suo lido è praticamente già pronto. Quando è che si potrà cominciare ad andare al mare? Secondo l'ordinanza, appunto, dal 1° giugno possiamo tranquillamente accedere alle nostre strutture balneari. Secondo l'ordinanza, appunto, della Regione Molise emanata domenica scorsa, delle linee guida e successivamente quella che verrà emanata lunedì prossimo dell'ordinanza balneare, appunto, che regola più nel dettaglio cosa dobbiamo fare noi gestori, cosa devono fare i nostri clienti e i nostri dipendenti. Con quali regole andremo al mare, in particolare le distanze? Ma sicuramente ci sarà un distanziamento maggiore sia tra gli ombrelloni con distanze minime di 10 metri quadrati per ogni postazione ombrellone, si trasformano in 3 metri per 3 metri e 40 appunto tra ombrelloni della stessa fila e tra ombrelloni delle file parallele e poi successivamente distanziamento minimo di 1 metro da rispettare in tutta la struttura, mascherine obbligatorie solo nei spostamenti all'interno della struttura, mentre per il bagno e sotto il proprio ombrellone si potrà fare tranquillamente a meno, ma niente di molto complicato. Quindi semplici regole del buon senso per restare in sicurezza e goderci un po' di mare come gli altri anni. Come stanno rispondendo i clienti? Arrivano prenotazioni? Ma sicuramente c'era un po' di incertezza fino a qualche giorno fa, ma appena hanno visto che comunque ci siamo messi in movimento per attrezzare le nostre spiagge, comunque ci contattano telefonicamente, qualcuno inizia a passare e quindi si iniziano a tranquillizzare su quello che pensavano potesse essere qualcosa di totalmente sovrannaturale, ma semplicemente invece sarà qualcosa di buon senso e correttezza.